Un negoziato lungo, intenso e complicato. Alla fine, per la prima volta, il G20 ha riconosciuto l'interconnessione tra clima, ambiente, energia e povertà. A Napoli, i grandi della terra hanno trovato un accordo che non era per nulla scontato, come ha sottolineato anche il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani. Alla fine, tutti i paesi hanno concordato che, specie dopo la pandemia, la In transizione effetti, verso le energie rinnovabili è alquanto tutta la necessaria. pandemia. Sono uno strumento infatti per la crescita socio-economica inclusiva e veloce. Obiettivo comune, poi mantenere la temperatura ben al di sotto dei 2 gradi e proseguire con gli sforzi per limitarla a 1,5 gradi al di sopra dei livelli preindustriali. E poi ancora aiuti ai paesi in via di sviluppo. Le devastanti inondazioni in Europa, gli incendi, il caldo torrido hanno evidenziato che bisogna agire in fretta anche di fronte a politiche molto costose per ridurre il surriscaldamento globale, un tema cruciale questo per le grandi potenze.